Eccoci qua, cari amici. Ciao Leonardo, buongiorno, buongiorno a tutti. Cari amici, buongiorno, eccoci qua, ben trovati. Oggi sarà una grande giornata. Perché una grande giornata, Leo? Che succede? Ma così, tanto per dire, perché che lì, vi devo dire, sarà una giornata di merda. Se volete, l'Inter, l'Inter ha vinto lo scudetto. L'Inter ha vinto il 20° scudetto, doppia stella. Bastava fare l'esatto opposto di quello che hai detto ieri alle bombe e si passava la cassa. Ma incredibile. Io voglio salutare quell'amico che ha scritto nei messaggi, vado a mettere 100 euro su lui. Sì, va bene, ho capito, può fare il fenomeno. Ha vinto 100 euro sull'Inter e oggi ce n'ha 105, bella affare, ottimo. Capito? È un grande investimento il suo. Va bene, cari amici, ma al di là del campionato, al di là di tutto quello, diciamo, che ne consegue, noi e di Lazio Juventus che si gioca stasera, l'altra semifinale che una signora Italia, che una signora, quella dei muti, della lingua dei muti, ha definito la finale di Coppa Italia, ma lì poverina, si è sbagliata, un lapsus, non è un problema. Va bene, al di là, diciamo, di tutte le notizie del giorno, incluso il grande caos del PD con la Schlein che deve mettere il nome sul simbolo almeno, poi alla fine non l'ha messo, non lo vuol mettere, non l'ha messo, non l'ha messo, lo fece soltanto Veltroni la prima volta alle politiche, sarebbe stato divisivo. Fai tu, non l'ha messo Renzi il nome sul simbolo, lo deve mettere la Schlein, appunto, bravo. Ma io infatti è giusto non l'abbia messo, grande, esatto. Prova, grande, brava Schlein, di umiltà. Di umiltà. Ma soltanto pensarci era un errore, dai. Va bene. Oggi Crosetto però ha detto una roba quelli vera. Di centrodestra lo mettono dappertutto i loro nomi sui simboli, La Meloni lo mette, Berlusconi la mettono anche, mettono anche compianto Silvio, C'è ancora Va bene. Ragazzi, dai, passiamo invece ai titoli di oggi sui quotidiani sportivi. Partirei, Leonardo, con questa perla del Corriere dello Sport Stadio, almeno per me è una perla. Ranieri, crampi viola di fedeltà. Ha vinto ogni diffidenza, ora è uno dei pochi ad avere un accordo pluriennale, sicuramente è uno dei giocatori che l'italiano ha valorizzato. Questo non è buone. Bene. Era vittima della burocrazia, doveva andare via per le liste, invece è restato ed è diventato un giocatore importante. Non termina una gara senza spasmi muscolari. Gli spasmi muscolari. A Salerno l'assist che ha cambiato la gara. Gli spasmi muscolari. Però... Ma come gli spasmi muscolari? Ma dai, piccino. Spasmi muscolari, però scusa, mi preoccuperei, fosse davvero così sarei preoccupato, cioè è un'agonia una partita per lui. La questione che si doveva risolvere è una questione fisica o mentale, perché questo dovete chiarire, amici. Vabbè. Sempre sul punto di partire, cresce proprio mentre Milenkovic cala. E poi andiamo a vedere nel taglio basso invece Budisso in partenza. Anche questa è una roba di sei mesi fa. È una roba di sei mesi fa, anche di più. Burdisso in partenza, torna a Masià, lo spagnolo è stato a Firenze dal 2011 al 2015, quindi Edoardo potrebbe tornare a Firenze. Torniamo a 10 anni fa. Poi c'è la pista empolese che porterebbe ad Accardi, come spiega il Corriere dello Sport Stadio. Intanto è già prevendita per il Bruges, l'obiettivo è di 34.000 spettatori per la semifinale di Conference, così spiega viene l'ottimo Corriere dello Sport Stadio. Viene da piangere, a pensare a come si pensa di risolvere il problema dell'uomo di calcio, mi viene da piangere. Intanto andiamo invece a occuparci della formazione. Dodò e Milenkovic a Bergamo più Nico, Belotti e Beltrán, quindi Beltrán gioca, Leo, Bonaventura una caviglia ancora in disordine, potrebbe lasciare quello, il posto, vedi, ad Arthur Mandragora Scelta. No, aspetta, sta Harbour. Beltrán gioca per loro, non è che non abbiano azzeccato tante formazioni. Beltrán gioca per loro, gioca. Poi starà a vedere. Fare questa precisazione. Facciamo questa precisazione. Mandragora c'è e ci mancherebbe altro che manchi Mandragora. Mandragora è indispensabile, miglior centrocampista della Fiorentina. Veniamo invece al Corriere Fiorentino, che invece apriva sulla questione di Burdisso con un nome nuovo, Rivoluzione, vedete, Rivoluzione Viola. I candidati alla successione, c'è tra i nomi anche Melissano. Ma chi è il signor Melissano che non conosco, Leonardo? No, ma Melissano è già stato qui. Melissano è l'amico, è a Spezia con Mascià. Sono tutti e due, fanno il pacchetto completo. No, ma non...
si è preso un'altra volta la strada sbagliata. Melissano dicono sarebbe, diciamo così, una scelta di italiano. Quindi. Ma se italiano va via! Se italiano va via! No, italiano, quanti guai per la formazione, scrive l'ottimo Magrini. Solo Nico è certo di farcela. Domani la Coppa Italia, Bonaventura sente dolore, ragazzi, dubbi su Belotti e Beltrán. Accidenti. E se ci sono dubbi su Belotti, qua che gioca? Beh, certo, io vorrei sottolineare che l'Atalanta ha giocato tutta la stagione senza il suo acquisto più importante, che è questo El Bilal Touré, che ha pagato 30 milioni. Quindi, per dire, no, i problemi ce li hanno tutti. C'è chi ha la possibilità di sopperire ai problemi e chi meno. Ora, francamente, Belotti credo giocherà. Buonaventura, c'è Beltrán che tanto in questo momento poggia in bua a far pari, quindi la formazione c'è, lei c'è, comunque c'è, Nico c'è, qua me c'è, che mi calma tanto, quindi sei a posto, ci siamo. Sugli uomini di calcio per ora non ce n'è uno che sia di mio gradimento, non vige la meritocrazia, non mi sembra che non ci siamo. Cioè, lo Spezia, da quando c'è Masciai e Melissano, era stabilmente in A, è a sgomitare per non andare in C. Ora, io non sarà tutto colpa loro, ma neanche un gran merito, voglio dire, no? Dai, ragazzi, sono nomi veramente, sono altri nomi, no, altri nomi che non rappresentano la qualità. Sindale. Qui io chiedo a Landini e Bombardieri di arrabbiarsi. Siamo allora, al di sotto del minimo sindacale. Eccolo qua Landini, vedi, più sicurezza, meno subappalti, da Firenze parte, cessate il fuoco ora, vedi, eccolo qua Landini. Beh, grande, sul Tirreno. Bravo Landini, attacca! Fiorentina, tutti big in campo per abbattere il fortino di Bergamo, scrive invece il Tirreno. Il direttore tecnico Nicolas Burdisso lascerà il club. Edoardo Massai, Pietro Accardi tra i possibili successori. Tutti i quotidiani sono d'accordo su questi nomi, è incredibile ragazzi. Non fanno un nome diverso. Io su questo, a questo punto, tendo a fidarmi, e però sono molto deluso. Ancora una volta rischiamo di perdere una grande opportunità. Vabbè, però c'è intanto sempre l'ipotesi vendita che aleggia e che mi farebbe. Intanto, Leonardo, attenzione, c'è questa notizia che non ti farà piacere, tu che sei un grande tifoso del divano per assistere alle partite. È febbre da stadio, la passione per il pallone in Italia è in continuo aumento e la Toscana non è da meno. La Fiorentina resta all'ottava piazza della Serie A. La ma Toscana anche in non è da meno, non ci sono gli stadi in Toscana. Dove si va allo stadio se non c'è gli stadi? Ci vanno lo stesso. A me questa roba mi fa piacere, ma che vadano. Io sono contento che loro vadano. Io sto bene qui. Loro vadano lì, non è un problema. Vadano lì. Andiamo alla Gazzetta dello Sport, dai. Diamo la Gazzetta allo Il Sport. Problema è che negli stadi bisogna che vi siano degli spettacoli gradevoli. Ecco. Non c'è dubbio. Ritorno delle semifinali, Atalanta e Viola pensano ai gol, tutte le soluzioni di Gaspo Italiano, giochiamola all'attacco, tornano Scamacca e Nico, omaggio al calcio offensivo, domani a Bergamo per la Dea la vittoria di Anfield è stata una svolta. Questo è inevitabile. È inevitabile. Sta una svolta, inevitabile. Lo vedremo. Mi sembra prematuro anche questo. Come si fa a dire? L'Atalanta ha fatto vittorie importanti in passato. Quest'anno ha alternato momenti ottimi a momenti meno buoni. Cioè, dopo la vittoria di Liverpool, ha perso un caso con il Liverpool. E poi non è che abbia brillato in campionato. Scalvini rientra solo senza rischi e ora si fermano Toloi e Holm, quindi in dubbio anche Scalvini per domani sera. Scalvini, Toloi, Holm sono tutti dello stesso reparto, questo un qualche problema lo crea a loro, immagino. Speriamo. Cioè se si infortuna tre difensori a noi, c'ho l'immagazziniere per giocare, perché tanto in primavera non li fa giocare, quindi preferirebbe il magazziniere di 50 anni al primavera di 17. A primavera. Allora, intanto vedi anche qui la Gazzetta, l'addio, Burdisso ha scelto, saluta la Fiorentina, c'è l'ipotesi Roma, vabbè, si ritorna sui soliti nomi, Sui certo, soliti anche nomi, se non c'è un nome la diverso. Roma, ma perché non c'è nessun tipo di fantasia, non c'è niente, ormai siamo tutti stereotipati, si fa il nostro giornaletto. Comunque, Accardi e Masià non vanno bene, Masià ed Accardi tanto meno.
Benissimo, quindi, quindi no, questo è il subito, monito di Leo. Non vanno bene, non vanno affatto bene, non vanno bene, non ci siamo. Va bene, ci vediamo. Siamo lontani anni luce da ciò che serve per migliorare la Fiorentina dal punto di vista dirigenziale. Sul lato dirigenziale non ci sono. Allora, no, andiamo invece al quotidiano La Nazione, Leonardo, che su Burdisso dice anche una cosa che dicevamo noi, abbiamo detto noi, tutto quindi oggi ci troveremo d'accordo. Cioè, infatti, è una cosa pazzesca. Vabbè, comunque, cioè, aspetta, prima l'incognita dei quattro big, Jack a mezzo servizio, Belotti da valutare, l'ansia d'italiano, anche Beltrán non è al top e Nico deve recuperare energia. Ragazzi, ma se ci mancano Buonaventura, Belotti, Beltrán e Nico Gonzalez, ma che cazzo? Ma Nico deve recuperare energia. Ma Nico è stato il peggiore in campo fino a 10-20 minuti dalla fine dell'ultima partita esegiato. Poi nei supplementari ha fatto gol, ma che deve recuperare, Nico? È metà campionato e guarda, dai, Nico, vada a giocare. Allora, eccoci qua, addirittura la grafica del quotidiano Nazione per Burdisso, dirigenti, nuovo cambio, Burdisso lascia a fine anno, tre nomi per sostituirlo. La Nazione qua fa un nome nuovo, Raffaele Rubino, Leonardo, Raffaele Rubino, signor Rubino. Ma Raffaele Rubino è già osservatore della Fiorentina solo perché c'ha il figliolo Bono che gioca bene, no. Qui la meritocrazia, guarda cosa succede alla meritocrazia alla Fiorentina, viene frantumata la meritocrazia, ecco la meritocrazia. No. Ma magari è bravo Rubino, ma che ne sai? Ma che ne sai se è bravo Rubino? Non è che ci vuole, non è che ci vuole molto di Burdisso, dice l'unico rimpianto Julian Alvarez, i calciatori portati a Firenze, Nico Gonzalez, non credo proprio, errore qui, non l'accetto, errore grave, Burdisso. Non c'era neanche quando venne Nico Gonzalez rossa, fu preso in un momento di vuoto totale. No. Calciatori portati a Firenze, chi è questo? Nico Gonzalez, chi è questo? La Nazione. Dodò, Cabrale, Infantino e Beltrán. Ma scusa, Burdisso è arrivato alla Fiorentina quando? Dal 6 luglio del 2021. Quindi Gonzales forse è arrivato in quei giorni, ma secondo me prima. Ma figura che si è portato lui, Dio Gonzales, è successo assino a un Gattuso. Chiudi io di questa pagina. Via, gira pagina. Va bene. Sottil, un'altra occasione sprecata, ma lui è questione di tempo. Sì, infatti a giugno vai via Sottil, quindi guarda, è un'ottima occasione. Ecco. Infatti lui non deve sprecare più nulla, si deve tranquillamente risparmiare, riposare per Ibiza e poi per l'esperienza successiva. Io a Sottil non chiedo niente. Andiamo alla Repubblica, quattro uomini e una coppa, talento, dribbling e gol per sognare un'altra finale, italiano col fiato sospeso dopo la seduta di oggi saprà se potrà contare su Gonzales, Bonaventura, Belotti e Beltrán, e qua ragazzi, incredibile, non abbiamo mezza squadra. Ma chi è Maiorca? Italiano è Maiorca, tutti i giornali è col fiato sospeso, quanto ce lo vogliono tenere col fiato sospeso? Cioè, deve andare in apnea, ma a Bergamo in apnea, italiano. No, vabbè. Poi ovviamente anche la Repubblica, indovina di cosa parla, un articolo nuovo che non abbiamo letto. Di Burdisso. Mazzoni! No. Ma è Mazzoni. Sì. No, è dove lì. Grande novità per Mazzoni. Sì, lo so tutto. Ma loro lo sai, ma la gente lo sa. Però non è che presto firmerà articoli. No, presto firmerà articoli prestigiosissimi. Presto parlerà più di Landini che di Gonzales. Sì, incredibile. Comunque, una rassegna stampa incredibile. Fai vedere la meritocrazia alla Fiorentina, Leonardo, dopo il nome di Rubino. Eccola qui la meritocrazia, frantumata. Il signor Rubino è bravo, magari. No, niente. Il signor Rubino è bravo, ma non ha mai fatto questo mestiere. È uno che è lì perché il suo figliolo è fortissimo. Poi io apprezzo Rubino a far l'osservatore, ma non è l'uomo di calcio intraprendente che conosce, che ha... Qui, ragazzi, abbiamo un ragazzo alla Juve Stabia che questo lavoro lo fa da
5 anni, ha vinto un campionato, si prende e si porta. Abbiamo un ragazzo come quello che lavorava con Maldini, che è Massara, che questo lavoro lo fa, è giovane, si prende e si porta. Abbiamo Marchetti al Cittadella, che non è giovane, o quantomeno non è più giovanissimo, si prende e si porta. Non è difficile. Cioè, non, vai a prendere la carriera, vai a prendere quel che hanno fatto, che stanno facendo, ma qui si prende gente e perde tutte le domeniche perde e si porta. Cioè, chi ha perso domenica? Questo? Ah, buono, allora si mica noi. Chi ha perso domenica? Questo? Ah, non si mica noi. No, è clamoroso. Va bene, cari amici, allora vi diamo appuntamento questa sera alle 18 con le bombe delle 6. Vedrò Leonardo di venire in studio, visto che poi stasera non saremo live, giusto? Stasera non saremo live. Non saremo live perché mi potrete trovare dalle 19.30 a Bagno a Ripoli, ma non sponda Viola Falark, sponda Circolo Campo Sportivo di Bagno a Ripoli. Sì, sì, ma bello. Sì, ci inizia un torneo, ci inizia un torneo. Sarò lì. A mi fare calcio, mi raccomando con gli arbitri, mi raccomando con gli arbitri, non solleviamo la questione. Mandi firmato. Va bene, grazie a tutti, ragazzi, e buona giornata. Ciao Leo, ciao ragazzi. Buona giornata, ciao.